Carissimo Gianni, carissimi amici delle Acli, sono molto dispiaciuto di non poter essere con voi a Cortona. Ci ho provato, ho fatto di tutto, Gianni lo sa, quando ci siamo sentiti ho veramente cercato di surfare dentro un'agenda che però purtroppo, come penso possiate, ahimè per tutti noi, notare, si è infittita in questi giorni e mi ha reso impossibile purtroppo venire perché tutto è legato al fatto che in questi giorni sto partendo per New York, dove andrò a dare la voce forte dell'Italia a favore delle Nazioni Unite. L'ultima parte di settembre è il periodo in cui si svolge sempre, si apre la sessione annuale delle Nazioni Unite. Mai come quest'anno è molto importante che l'Italia dica la sua. Noi abbiamo giocato un ruolo, credo, significativo per rendere centrale il ruolo delle Nazioni Unite. E quindi voglio e andrò lì a dire la nostra, andrò lì a dire soprattutto che l'Italia non soltanto vuole centrare il ruolo delle Nazioni Unite, ma aiuta concretamente le Nazioni Unite. Il decreto con il quale mettiamo 50 milioni di dollari in più a favore dei rifugiati, il dramma dei rifugiati della tragedia siriana. Stiamo parlando di 2 milioni di persone che vivono nei campi rifugiati gestiti dall'UNHCR attorno ai confini della Siria e in gran parte sono bambini che hanno perso i loro genitori. È una situazione tragica, ho incontrato tutti i responsabili di questo immane sforzo che la comunità internazionale sta facendo. L'Italia non può voltarsi, l'Italia non soltanto sostiene politicamente, ma abbiamo deciso, facendo tutti un sacrificio, perché come sappiamo soldi ce ne sono pochi o non ce ne sono per niente nel nostro bilancio pubblico, però l'abbiamo fatto, abbiamo deciso di farlo perché credo che in questo momento sia importante dare questo segnale. Quindi tutto questo per dire che questa concomitanza con l'ultima parte di settembre legata appunto alla centralità delle Nazioni Unite mi ha portato e mi obbliga a dover saltare fisicamente la presenza da voi. Me ne dispiaccio molto perché con le Acli ho non soltanto un'antica consuetudine, sono stato nei giovani delle Acli della mia provincia di Pisa, un po' di tempo fa, ovviamente, e poi perché ho sempre seguito e naturalmente perché sono particolarmente attento al ruolo che oggi potete, dovete e so che, caro Gianni, volete giocare. Lo dico perché è un momento fondamentale in cui abitare la storia non è una parola retorica, è un fatto molto concreto e soprattutto in cui c'è bisogno di rilanciare rispetto alla crisi della rappresentanza. Non è una crisi soltanto legata alla politica. La politica è rappresentanza per eccellenza e la politica è in crisi da tempo, motivo per il quale stiamo facendo di tutto per cambiare le regole che non hanno funzionato. Penso alla legge elettorale, penso al bicameralismo paritario, mantenere le regole invece quelle buone, tutta quella prima parte della Costituzione, la Costituzione più bella del mondo che dobbiamo assolutamente tenere, ma far sì che le regole consentano una rappresentanza più efficace, in grado di rendere i cittadini più protagonisti, cosa che invece non è accaduto in passato. I cittadini sono sentiti frustrati, arrabbiati contro la politica per i privilegi eccessivi, motivo per il quale alcune delle misure che abbiamo preso nei primi mesi, a partire dall'eliminazione del doppio stipendio che i Presidenti del Consiglio e i Ministri avevano, fino a tutta una serie di misure di riduzione del funzionamento della macchina pubblica, la vendita degli aerei blu, il taglio delle auto blu e tante scelte che io ritengo assolutamente essenziali. Ma allo stesso tempo è con le regole che si riporta il cittadino a poter partecipare ed è anche con ovviamente una politica pulita che apra alla partecipazione. Ma tutto questo, mi sento di dire, è legato a una crisi che investe anche la rappresentanza sociale. E quindi il vostro voglia di essere protagonisti lo ritengo molto importante, io vi incoraggio per quello che posso fare. Perché c'è bisogno di protagonismo delle parti sociali, c'è bisogno di protagonismo naturalmente del forum del terzo settore, che è uno dei soggetti chiave. Io ho avuto modo di incontrare il forum, ci rincontreremo, stiamo discutendo con molti di voi di questioni molto concrete. Abbiamo già cercato in questi primi 4 mesi e mezzo di lavoro di applicare alcune delle
scelte legate a discussioni che abbiamo fatto insieme. Voi parlate della crescita della disuguaglianza, è il grande incubo di questo tempo insieme alla disoccupazione crescente. E la crescita della disuguaglianza obbliga, assolutamente obbliga, a scelte che vadano alla radice del problema. Quindi innanzitutto la radice del problema è il pari accesso all'istruzione. Il decreto sulla scuola che abbiamo presentato, approvato qualche giorno fa all'inizio dell'anno scolastico, per la prima volta rilancia in Italia il diritto allo studio e il welfare studentesco. Era anni che non si faceva qualcosa di questo genere e mi picco di dire che è uno dei punti d'orgoglio di quello che stiamo facendo, perché il diritto allo studio è la base di tutti i tentativi di dare parità di accesso e di abbattere la disuguaglianza, così come le altre misure che sono state prese in questi mesi e che certo con poche risorse a disposizione però hanno voluto dare un segnale di inversione di tendenza. Penso al tema dei 200 milioni di euro messi per aiutare le giovani coppie, per aiutare i lavoratori precari e per aiutare i lavoratori che hanno perso il lavoro, a pagare la rata del mutuo o ad accendere un mutuo o comunque ad avere una casa. Ritengo questo tema, in un momento in cui il credito è così scarso e così esigente, fondamentale, soprattutto attorno a un tema come la casa così importante. E credo anche che, lo segnalo, abbiamo iniziato un percorso che però vorrei che continuassimo insieme, quindi sarò molto attento a leggere gli atti dei vostri lavori, ad ascoltarvi, ci rivedremo sicuramente dopo il vostro incontro di Cortona, sul tema della povertà estrema, che nel nostro paese è uno dei drammi di questo tempo. Ne abbiamo parlato a Torino, alla settimana, 47ª settimana sociale dei cattolici, alla quale ho avuto modo di partecipare. Anche lì abbiamo fatto un primo gesto, questa carta per l'inclusione sociale, 167 milioni concentrati soprattutto sull'emergenza di alcune regioni del sud, ma è un inizio di un percorso perché sappiamo che in Italia è cresciuta la povertà estrema. A questa povertà estrema noi dobbiamo dare risposte e queste risposte devono passare attraverso strumenti, e tenendo conto del fatto che lì il problema della rappresentanza è molto forte, perché quando parliamo di povertà che spesso si nasconde e cerca di non farsi vedere, e quindi è anche più difficile che trovi il modo di parlare. Ecco perché le ACLI invece giocano un ruolo così importante, il lavoro che voi fate nel sociale è fondamentale. Insomma, tanti temi, tanto lavoro che dobbiamo fare insieme, io vorrei che lo facessimo insieme. Come sapete e vedete, il mio impegno in questa direzione è forte, totale, è l'impegno di chi ha avuto il grandissimo onore di essere richiesto di svolgere questo compito e di svolgerlo in una situazione molto particolare della vita italiana, in cui ci si riuscirà soltanto se c'è una partecipazione effettivamente di tutti coloro che con buona volontà vogliono affrontare i problemi. So di parlare un linguaggio che trova rispondenza lì da voi dove vorrei essere, dove spero di essere in un'altra occasione, da voi dove so benissimo che verranno ricette, giudizi critici, giudizi positivi, ma soprattutto grande voglia di partecipare concretamente, perché questo è quello di cui c'è bisogno, questo è quello che storicamente le ACLI hanno sempre fatto, mai come in questo tempo c'è bisogno di ACLI generose, forti, ambiziose e con voglia di partecipare. Vi ringrazio e buon lavoro.